La Federazione Nazionale delle Cooperative Agricole, Agroalimentari e della Pesca, Federagripesca, ha eletto questa mattina a Pescara i suoi vertici regionali. Neopresidente Vincenzo Di Sabatino, eletto nel corso dell'assemblea che si è tenuta a Pescara presso il Museo delle Genti. In Abruzzo, Federagripesca, Confcooperative, è espressione di 10.000 soci che operano attraverso 54 imprese cooperative con 400 milioni di euro di fatturato. Siamo stati appena eletti per una consigliatura con una squadra che apporta nuove professionalità all'interno del sistema di Confcooperative. La mission sarà quella di cercare di accompagnare l'agricoltura abruzzese verso nuovi scenari. L'Unione Europea ci chiama ad essere interpreti di un cambiamento, transizione verso un modello nuovo, modello così banalmente denominato di economia circolare, un modello che prevede l'utilizzo di un sistema che porta non più al vecchio sistema di economia lineare, dove dalla produzione si va al consumo e al rifiuto, ma ad un sistema, ad un modello diverso, dove dalla produzione si passa al consumo e al riuso della materia prima non utilizzata dal consumatore. Questo è il processo di transizione. Il modello è quello dell'economia circolare. Nel nostro piccolo cercheremo di accompagnare le imprese cooperative abruzzesi verso questi modelli di sviluppo e scenari di sviluppo che non sono così semplici da mettere in campo, in quanto comunque la sostenibilità ambientale deve essere innanzitutto sostenibile dal punto di vista economico, quindi con molta attenzione verso il raggiungimento di equilibri economici che sono la base per ogni attività di impresa.